Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto del fallaio della dichiarazione di Salvatore Riina durante l'udienza del processo dei delitti politici avvenuti a Palermo dal 1979 al 1982. L'udienza si è tenuta a Palermo martedì 7 dicembre 1993. Salvatore Riina, una settimana prima, aveva rifiutato di fare il confronto con Tommaso Buscetta e in questa udienza Riina risponde alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia fatte proprio nell'udienza del mancato confronto. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il fallaudio. A questo punto si dà atto che l'imputato Riina chiede la parola. Lo facciamo venire. Accompagniamo Riina qua. Riina, facciamo una piccola premessa. Lei è imputato e sa benissimo che nel processo lei, quando ritiene di poter intervenire, può intervenire come e quando ritiene può chiedere di intervenire, e noi lo ammettiamo a dire la sua perché è giusto che lei la dica. Però il processo ha le sue regole. E queste regole le debbono rispettare, le dobbiamo rispettare un po' tutti. Quindi queste regole che cosa si dicono? Dicono che lei deve parlare di circostanze che la riguardano, di fatti che le sono attribuiti, deve spiegare, se ritiene di dover spiegare qualche cosa in mezzo a fatto, cioè divagare, parlare di altre cose. Non le può essere consentito, perché se lei comincia a parlare di cose che col processo non hanno niente a fare valutazioni su persone, su cose, non le può essere consentito e io ho il dovere di fermarla. Adesso lei ci dica quello che voleva dire alla Corte. Ecco. Signor Presidente, io non so se vado bene come voce oppure no. Va benissimo, come voce va benissimo. Prima di tutto io volevo parlare del processo, perché ci sono certe cose che non corrispondono poi a verità e quindi sono costretto a dirgli. Cioè l'altro giorno 19, quando siamo stati nell'udienza di Rebibbia, io purtroppo, signor Buscetta dice come mi conosce. Un minuto, facciamo una piccola pausa di riflessione. L'udienza di Roma, di Rebibbia, era stata fissata perché lì doveva aver luogo un confronto fra lei e Buscetta. Lei ha esordito, ha cominciato col dire: io con Buscetta mi esprimo in dialetto pure io con Buscetta non ci voglio parlare. Ha fatto questa grossa premessa. Sì, per dire che lei non vuole girare, lei lo ha detto in italiano, io l'ho tradotto in siciliano, ma lei l'ha detto in italiano, lei ha detto rifiuto il confronto. Ora, una volta che ha rifiutato il confronto, certo, può anche essere successo che lei abbia ripensato delle cose, e che ora ce le può dire? Niente di strano questo. Quindi,
Fatta questa premessa, lei può continuare. Signor Presidente, io ci devo dire, quando Buscetta dice che mi conosce a me nel 1950, io voglio precisare dove mi trovavo nel 1950. Cioè, è una bugiarderia, è una cosa che, io dimostro. No, cerchi di non fare commenti. Lei dov'era nel 1950? Io nel 1949, 13 maggio, vengo arrestato per una rissa che ho avuto dal ragazzo. E questo già l'ho detto. No, precisiamo. Sì. E sto carcerato, signor Presidente, fino al 13 settembre del 55. Quindi, come fa questo nel 50 incontrarmi a Ciaculli, io facevo saltuario e mi incontravo con Liggio, lui mi ha conosciuto. Ma la verità qual è, signor Presidente? Lei dice non può essere che mi ha conosciuto nel 50 perché era detenuto, perché io ero carcerato, perché poi non solo questo, signor Presidente, sono uscito nel 55, ho detto 13 settembre di Milazzo, e ho 3 anni di sorveglianza, come la dobbiamo chiamare, in sentenza, cioè vigilata, e quindi sto altri 3 anni a Corleone, perché dovevo andare a fermare, cioè questa. Quindi io non mi sono potuto muovere fino nel 1958. E poi lei dice che non devo precisare, ma quando. No, lei può precisare, non che non deve precisare. Che può precisare? Signor Presidente, questo qua dice a 50, sì, lo conosco a 50. Come vede, questo dice delle bugiarderie, delle cose che io. Purtroppo ero carcerato, come mi faceva? E questo l'abbiamo capito. C'è qualche altra cosa? Sì, c'è, signor Presidente, c'è che lui dice che a Milano ci siamo visti nel 70. E io a Milano non ci sono mai stato. E vogliamo confrontare. Vabbè. Lei, signor aspetta, Presidente, può. Allora riepilo. Vina, aspetti un attimo per cortesia, perché devo verbalizzare la prima parte della sua risposta. Vabbè, no, succintamente sia pure per. Allora, verbalizzazione riassuntiva, da non trascrivere. Abbiamo dato atto che ha chiesto la parola, sì. Desidero precisare che Buscetta, allorché in sede di confronto, ha affermato di avermi conosciuto nel 1950. Allorché ha detto di avermi conosciuto nel 1950, non ha detto la verità. A Ciaculli, signor Presidente, più di una volta. Ci sarà la registrazione poi. Punto e virgola. Infatti all'epoca io ero detenuto e rimasto in tale condizione fino al 1955. 16 settembre. Poi fino al 1958 fui sottoposto a libertà vigilata. A Corleone. Andiamo sul discorso di Milano. Signor Presidente, lui dichiara. Mi pare il 21 luglio del 1984 al giudice istruttore Falcone che non mi conosce, ma la verità è quella. No, che poco prima aveva accennato al fatto di Milano. La verità è che non mi conosce, signor Presidente, e si vede di qua che lui non mi conosce. Lei aveva parlato poco prima, accennato a un incontro di Milano. Fatto di Milano, di Milano. E lei non c'è. Io non sono stato mai a Milano, lui. Vabbè. Dice che è stato fermato, dice che è stato arrestato, io non sono stato mai né fermato. E poi, signor Presidente, fare accertamente con quelli che lui dice che ci hanno dato la casa, se io sono stato mai a Milano. Se lui ha avuto qualche cosa Rina, lei dice fate accertamente se io sono stato mai a Milano. E secondo lei come dovremmo accertare? Perché lui ha detto che ci hanno dato una casa a lui lì per farsi. No, lei. Io non lo so, signor Presidente, lei. Lei ha detto fate accertamenti. Fate accertamenti. Per stabilire
Se io sono stato mai a Milano, secondo lei questi accertamenti come li dovremmo fare? Come lei non si rende conto che fa una proposta di indagine che non potrebbe mai avere corso? Ma io non lo so, dico, lui fa nome che ci siamo visti in questa casa. E allora domandare al padrone della casa se io sono stato mai a Milano, signor Presidente. Va bene. Egli inoltre afferma di avermi incontrato a Milano, ma io in quella città non sono mai stato. Non mi sono interessato mai di corpo, signor Presidente. Desidero inoltre rammentare... Sì. Inoltre a rammentare che Buscetta, nell'esame reso al giudice istruttore Falcone il 21 luglio 1984, ha dichiarato di non conoscermi. Va bene. Signor Presidente, ora là dice per disprezzo, non l'ho detto, ma un uomo che fa... No, i commenti... Me lo deve fare dire Buscetta, tue parole. No. Perché, signor Presidente, non me perché lo deve i commenti suoi non ci interessano. No, ma non è il commento, è quello che dice lui. Ho detto poco prima, nel processo ciascuno ha la sua parte. L'imputato, i testi, riferiscono le circostanze. Quello che significa fare i commenti, sviluppare le difese, la difesa appunto, spetta al difensore, cioè all'avvocato. E poi la facciamo. Quindi lei si faccia il suo mestiere e l'avvocato ti farà il suo. Vabbè, signor Presidente. Allora, se lei vuole, lo sintetizziamo molto rapidamente questo. Lei voleva dire come, che cosa? Che uno che faccia 100 pagine di verbale, uno che chiama, uno che è lì per accusare, com'è che dice... che non accusa Rina, che non lo conosce, e poi dice per disprezzo. Insomma, si mette in contraddizione. Signor Presidente. L'abbiamo capito, va bene, l'abbiamo capito. Questo è Buscetta. Va bene. Scusa, se io poi devo parlare di Buscetta. L'abbiamo capito, questa è la sua. Poi, signor Presidente, un'altra cosa. Io lo volevo ammazzare, lui ha dichiarato, mi pare, scusa, che io nell'80 ero lì. Aveva fatto un programma di... Signor Presidente, ma perché... Lui dice queste cose, lui le dice per vendetta, le dice per disgrazia dei figli, delle cose, perché io non ho mai avuto contrasto, come vedete non lo conosco, non mi ha mai conosciuto lui a me, la verità è questa, che lui non mi ha mai conosciuto. Oh, perfetto, e tutte queste belle cose lei perché non gliele diceva a Roma? Cosa? Perché non gliele diceva a Roma? Ma, signor Presidente, in sede di una confronto, volta che io dire, non ti conosco. Con lei e con la Corte il confronto non ho potuto intervenire, ma come vede, grazie. No, a... non ha voluto intervenire. Non ho voluto, forse, signor Presidente. Non però, ho potuto. Però come vede, non è che io mi... Non però, ho potuto. Però come vede, non è che io mi sto inventando le cose. Lei ha visto che è stato anche un poco... Lei non ha risposto alla mia domanda. Perché non le ha dette in sede di confronto? Lei in sede di confronto ha detto, io Buscetta non ci voglio parlare. Signor Presidente, ho detto che non ci voglio parlare, in verità, perché lei sa quale moralità, un uomo che ha avuto tante mogli, tante amanti, uomo che ha avuto tante figlie... Già, questo già l'ha detto parecchie volte, forse troppe volte. Signor Presidente, quindi questo è Buscetta, io volevo ucciderlo, ma... Perché? Che cosa mi ha fatto? No. Il pubblico ministero, se non ricordo male, mi pare che gli ha fatto qualche domanda. Pure. Perché? Io perché dovevo uccidere Buscetta? Non aveva nessun motivo per uccidere. Ma se non lo conoscevo? Cioè la verità quella, signor Presidente, io la ringrazio di avermi fatto dire queste due parole, di ascoltarmi, più di questo. Quindi Buscetta, esaminiamo questo. No, vabbè, che c'è? Signor Presidente, sarà esaminato. Mi scusa che gli dico un'altra parola, quando passa il pubblico ministero ci dice, sollecita a dire che cosa ho commesso, ma se si rivolge al pubblico ministero per dire, con male modo magari, per dire, ma lei che sta dicendo? Rina ha ucciso tutte le persone, tutto quello che è successo in Sicilia, ma è giusto che specifica pure lui che cosa ha ucciso, quando ha ucciso, come ha ucciso, signor Presidente, Rina ha ucciso tutte, tutto. Vabbè, ha finito?
Signor Presidente, dopo mi scusa, avanza, se ho divagato qualche parola in più. Purtroppo voglio dire che come mi accusa e come si accusa un padre di famiglia, così. Vabbè, la ringrazio. Domanda, se è comodo, certo. Lo abbiamo qui davanti, vuol fargli delle domande, se è comodo. Un attimo, il numero è avvocato. Numero 79. Va bene. In relazione al confronto a quanto diceva il Buscetta il 19 novembre, io ho segnato, ma si può verificare. Il 1 luglio ha detto. Ah, il confronto 19 novembre, che Buscetta parla di averlo conosciuto, di avere conosciuto il Rina alla fine degli anni 50. Credo testuale, alla fine degli anni 50. Il difensore ci sta rammentando, il difensore di parte civile ci sta rammentando che per la verità il Tommaso Buscetta ha parlato di avere conosciuto lei, ha detto di avere conosciuto lei alla fine degli anni 50, non nel 1950. Ma signor Presidente, io può essere che ricordo male, lì mi pare che ha detto nel 50. E poi le controlliamo nei verbali, esatto. D'accordo? Poi le controlliamo grazie. Noi. Va bene, grazie per avercelo ricordato, avvocato. Va bene, lo posso... Io gli dico dove mi trovava, dal 50 in poi, ho detto dove mi trovava, signor Presidente. Dal 50 al 55 e poi al 58, va bene, esatto. Lo potete accompagnare. Ma ringrazio. Buonasera. Sì.